quest'anno abbiamo più di 40 stand che ricadono nel circuito della cassa unica. Abbiamo riproposto la stessa formula dell'anno scorso con il cambio in token, insomma, che si è rivelata una formula vincente. Poi abbiamo altri 15-20 stand che sono esclusi dalla cassa unica, che sono gli stand dell'artigianato, dei prodotti tipici locali. Abbiamo allungato la sagra su 3 giorni, non più solo il sabato e la domenica, anche il venerdì, con il concerto di Eugenio Bennato in piazza Ioffredo, e tutto questo si traduce in una mole di lavoro non indifferente. Infatti ringrazio i miei collaboratori, insomma i ragazzi dell'associazione Il Masto, le ragazze, l'amministrazione che ci sta dando una mano, la confraternita a cui ci appoggiamo come supporto, la scuola che anche quest'anno ripropone il corteo come gli altri anni, anche la Prologo con la presidente Mimma Befi, che è stata prima presidente dell'associazione, quest'anno collabora in tutto e per tutto nell'organizzazione della manifestazione. La sagra partirà qui, si aprirà qui alle 18.30 a Castello, poi si sposterà, insomma, il concerto in piazza Ioffredo per motivi prettamente logistici, in quanto c'è più spazio e lì va fatto il palco con Eugenio Bennato. Inoltre poi la sagra poi sarà interamente a Castello il sabato dalle 10 a mezzanotte, anche la domenica tutta la giornata. La sagra non parte più, insomma, quindi non si limita più alla sola frazione Castello, viene allungata sia per motivi di sicurezza sia anche per la mole di stand, viene allungata quasi fino a Ioffredo, quindi invitiamo, insomma, la gente, i locali, a salire a piedi, a sfruttare la navetta che sarà messa a disposizione in maniera tale da lasciare i parcheggi ai turisti che vengono da fuori.